incontro il consueto appuntamento con Piana Stampa, la rassegna stampa di Inquieto Notizie. Oggi, venerdì 21 ottobre, cominciamo sfogliando le pagine di Gazzetta del Sud. Titolo grande, inevitabilmente dedicato a ciò che è accaduto in Libia: Gheddafi trucidato. Ora quale Libia? La fine del Rais, scovato dagli insorti in un cunicolo di Comento, ferito e malmenato. Poi il colpo di grazia alla testa: uccisi anche due figli. Scene di giubilo in tutto il paese, la NATO missione conclusa. Vediamo se nella prima pagina di Gazzetta c'è qualche notizia che riguarda la piana di Giulia Tauro. Ci sembra che non ce ne siano e quindi andiamo nelle pagine interne di Reggio Tirrenica. Delianova, comunità in festa per Monsignor Bruno Cocolo. Celebrate le tappe percorse durante gli ultimi 10 anni di sacerdozio. A Polistena, i miei comportamenti improntati alla tutela dei diritti dei lavoratori e l'ex sindaco La Ruffa a 28 dipendenti comunali. Il pezzo è di Attilio Sergio. San Procopio, il prefetto Varratta sprona i cittadini al rilancio in occasione del bicentenario della istituzione del comune. Semina Palmi, 3.000 euro per l'ultimo viaggio. Sono ospitati in un oratorio 31 clandestini sbarcati sulla spiaggia di Cala Ianculla. In questo gruppo c'era anche il giovane immigrato precipitato dal Sant'Elia. Scuola Bossa Palmi, il servizio riparte con gli stessi costi. Si sblocca la vertenza. Premio Valarioti, siamo a Rosarno, simbolo antimafia. Riproposto dall'amministrazione comunale dopo 6 anni di blackout. Le testimonianze del magistrato Gratteri e dell'ex sindaco Lavorato. A Rizzico un invito alla mobilitazione, sostenere il progetto Acqua Sicura. Domenica un utile confronto tra esperti e quindi si parla di questo dibattito. A Galatro, come evitare le trappole finanziarie, seminari informativi organizzati da Codici. Il pezzo è di Umberto Di Stilo. Gioia Tauro, un'isola ecologica nell'ex mattatoio, e questa è l'apertura di Alfonso Naso. Il comune è riuscito a ottenere un finanziamento di 150.000 euro, ma è solo il primo passo. Opera pubblica incompiuta e abbandonata che potrebbe essere riconvertita. Sulla destra, inchiesta Vento del Nord, l'arringa in aula di Antonio Bellocco, sono innocente. A Scido, Flavio Scutellà, i primi soccorsi dopo il Calvario, al processo a Reggio si susseguono le testimonianze di medici e infermieri. San Ferdinando, potenziate polizia locale e area tecnica del comune. E tra Palmi e Gioia, cioè al Tribunale di Palmi, una richiesta che riguarda Gioia Tauro, interventi degli avvocati, traffico di droga, oggi la sentenza per 7 imputati. Sempre a Gioia Tauro, ufficio postale alla Marina, per utenti o sardine, si chiede Giacchino Saccà, 2 giorni di ressa e lunghe code in via Tripodi, appelli nel vuoto. L'appello è del consigliere comunale d'opposizione Santo Bagalà. Passiamo alle pagine del quotidiano della Calabria, che ovviamente dedica anche lui l'apertura a Gheddafi scovato e ucciso. La fine del dittatore libico segna anche la conclusione della missione della NATO. Giustiziato da ribelli a Sirte, sua città Natale. Si parla poi sempre in prima del buco di bilancio di Reggio Calabria, Arena, il disavanzo è di 80 milioni. Pagine interne della Piana, trasporto scolastico raggiunto l'accordo, il servizio verrà prorogato sino al 31 dicembre. Vento del Nord, Bellocco chiede trasferimento in clinica. Nella Piana i precari sono pronti a scendere in piazza e a Rosarno, comando dei vigili e polemiche, risponde la segretaria comunale. Cittanova, ancora uno scontro con una vacca sacra, sulla provinciale impatto con un'autovettura, contusioni per il conducente. A Rizziconi, Don Giacomo Panizza presenta il suo primo libro, il prete anti-ndrangheta sarà presente a Rizziconi. Gioia, uno scaffale nella culla, parte un progetto per i più piccoli per favorire la lettura dei libri fra i bambini. Palmi, Luisa Cresta Calabrò alla guida del Sor Optimist. Subentra alla presidente uscente Cettina Princi. Polistena, l'Europa vista dai giovani, esperienza a Strasburgo per gli studenti del magistrale Rechichi di Polistena. Lavori parlamentari per i ragazzi dei 20 stati dell'Unione. Rizziconi, il PD in piazza si interroga sul suo futuro. All'incontro presente il consigliere regionale Demetrio Battaglia. Gioia Tauro, disservizi alle poste, Bagalà all'attacco. Insieme per Gioia scrive una lettera di protesta alla direzione provinciale.
Siamo a Cinque Frondi, Scappatura riparte dalla cultura, l'assessore traccia il bilancio dopo il suo rientro in giunta. Il pezzo è di Simona Gerace. E chiudiamo con la pagina di Piana Sport, ciclismo, marathon a Brancato, Sorace secondo, le ruote grasse danno spettacolo a Cittanova, che immagino siano le ruote grosse, ma Golem, buona la prima, le ragazze di Cinque Frondi battono la Pallavolo Sicilia e partono con il piede giusto, il vice allenatore puntiamo a fare meglio dello scorso anno. Il Gioia 74 conquista una nuova promozione, parliamo di tennis, siamo a Gioia Tauro che va in serie D2, l'Ecuba soffre ma ha ragione della Sozzi Reggio e siamo a Palmi. Rosarno, Marsala si piega al Palafamurro, il quintetto della Veolia torna a vincere sul campo di casa. Era questa l'ultima notizia di oggi, Piana Stampa torna lunedì alle 8.30, come sempre subito dopo il caffè. A voi tutti una buona giornata e un buon weekend.